Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo ad analizzare la strategia 75-15-10, una strategia di gestione del portafoglio, di gestione del proprio income che nel lungo termine può delineare un percorso davvero, davvero particolare per le vostre finanze e potenzialmente poter raggiungere la famosa libertà finanziaria attraverso questo percorso. Libertà finanziaria, ci tengo a dire che è un percorso ed è un arrivo estremamente variabile per ogni persona. Libertà finanziaria è un concetto più che altro che può essere interpretato in modo estremamente diverso. Per me la libertà finanziaria è vivere dei miei investimenti senza dover necessariamente dedicare tempo al lavoro, mentre per un'altra persona potrebbe essere magari riuscire ad avere degli investimenti tali da permettergli di diminuire le proprie ore di lavoro giornaliere, oppure per qualcun altro potrebbe essere continuare a lavorare come sempre, ma fare un lavoro che magari gli piace tantissimo, o per altri semplicemente si sentono bene così e quindi sono dipendenti magari dal lavoro, ma si sentono comunque finanziariamente stabili e stanno bene così senza dover fare nessun tipo di cambiamento. È più un concetto. Per quanto mi riguarda, è riuscire a vivere tramite i miei investimenti senza dover necessariamente dedicare del tempo al lavoro, quindi semplicemente utilizzando e risparmiando del tempo che purtroppo non tornerà mai indietro. Questa strategia del 75-15-10 è una strategia di gestione del proprio guadagno, del proprio income, che prevede l'utilizzo del 75% del proprio income per coprire tutte le spese necessarie ogni mese. Quindi riuscire a salvare e investire il 15 e il 10% del proprio portafoglio ogni mese. E vediamo un po' cosa deve coprire effettivamente il 75% dell'income. Facciamo un esempio con dei numeri molto facili. Prendiamo uno stipendio diviso in 12 mesi di 2.000 euro al mese. Quindi accumulate la tredicesima, prendete i bonus produzione, distribuite quello che guadagnate nei 12 mesi e arriviamo a una media di 2.000 euro al mese per 12 mesi. Il 75% di questa somma, di questa cifra, è 1.500 euro. Quindi questi 1.500 euro dovranno coprire tutte le spese. E quindi la spesa per eventuale mutuo, il costo della macchina, la rata della macchina, l'assicurazione della macchina, l'assicurazione sulla vita, o quello che qualsiasi cosa avete, mangiare, trasporti, tutto. Tutte le vostre spese devono essere scalate e comprese all'interno di questa fascia. Questa è una limitazione molto importante, una limitazione fondamentale. E quello che consiglio di fare, quello che faccio io, è depositare immediatamente il 25% in eccesso, quindi il 25% rimanente rispetto al 75% del nostro income mensile, direttamente su un altro conto, su un conto dove da qui verrà poi utilizzato per investire e risparmiare. Quindi appena arriva il nostro stipendio, nel mio caso per esempio, che più o meno potrebbe essere simile a questo esempio che vi ho portato, beh, io prendo e tolgo subito questo capitale da quello che guadagno. Quindi non ho quella voglia di andare ad acquistare un po' di più, non ho quella voglia di andare ad intaccare quel 25% che non deve essere intaccato. Ok, quindi preso e appurato che con il 75% del nostro income mensile dobbiamo coprire tutte le nostre spese e eventualmente anche i nostri sfizi, se ce ne escono, la restante parte dovrà essere suddivisa così. Un 10% dovrà essere risparmiato ogni mese e un 15% dovrà essere investito. Se non abbiamo un fondo di risparmio e abbiamo zero sul conto, quindi partiamo da una situazione, diciamo, abbastanza irrealistica, ma ideale, perfetta per il nostro esempio, abbiamo zero in questo caso come fondo di risparmio, il nostro fondo in emergenza. Molti analisti consigliano di avere da 3 a 6 mesi di fondo di emergenza, quindi tenere sempre una di vita, di stile di vita come fondo di emergenza. Quindi nel nostro caso abbiamo 1.500 euro che utilizziamo tutti i mesi per sopravvivere e per coprire tutte le nostre spese. Andiamo a moltiplicare o per 3 o per 6,
che sono una cifra abbastanza considerevole. Se pensiamo un per 3 sono 4.500 euro, se pensiamo un per 6 sono 9.000 euro. Quindi questo dovrebbe essere il nostro fondo d'emergenza che non deve essere mai intaccato a meno che non arrivano effettivamente delle emergenze. Quindi una rottura della macchina, dobbiamo cambiare auto, dobbiamo coprire delle spese mediche e sanitarie, abbiamo un qualsiasi problema, una qualsiasi emergenza, ci si è rotto un elettrodomestico, allora possiamo andare ad intaccare ed erodere questo capitale. Se invece non abbiamo nient'altro da spendere, non andremo mai ad intaccare questo capitale. Questo potrebbe essere un capitale da tenere liquido o da tenere in fondi di investimento a bassissimo rischio. In questo caso ci sono per esempio alcuni conti deposito svincolati o svincolabili nel breve, come io per esempio ho guardato su Credem Banca, ci sono per esempio su Moneyfarm c'è il progetto liquidità, su BBVA c'è un progetto sempre su un conto deposito che dà un 4% non vincolato, quindi comunque si possono tenere a rendita. A reddito e creare una piccola reddita, comunque rendita anche, diciamo, senza andare a vincolare il capitale con un rischio veramente bassissimo, ma tendenzialmente si potrebbe tenere anche questa liquidità che non è, come vedete, ingente, anche liquida, pronta all'utilizzo in ogni momento ed è questa la particolarità di questo fondo. Quello che mi sento di fare, che faccio io momentaneamente in questo momento, è di non tenere questa liquidità investita. E in più non ho un limite a questa liquidità. Quindi, dato che sto depositando il mio 10% dell'income, quindi nel mio caso di 2000, il 10% sono circa 200 dollari o euro che sia dell'income in questo fondo, beh, non ho un limite. Quindi, non è che arrivo a 4.500 e mi fermo, arrivo a 9.000 e mi fermo, no, perché gli imprevisti ci sono sempre e sarà difficile non andare ad erodere questo capitale. Voglio arrivare fino a una certa cifra che mi fa stare veramente tranquillo, quindi avere almeno un anno di spese effettive da poter prelevare in questo fondo, in questo cassa di risparmio, diciamo, in cassa di emergenza, almeno un anno o anche un anno e mezzo. Quindi in questo momento sto ancora costruendo, ci vorrà del tempo perché andiamo a risparmiare solo il 10% tutti i mesi, ci vorrà del tempo per costruirlo, ma è molto importante tenerlo sempre aggiornato e farlo crescere, ok? Come 3-6 mesi è un po' troppo riduttivo, non ci andiamo a limitare e continuiamo ad accumulare. Un altro 15% invece dovrà essere necessariamente investito. Purtroppo il nostro valore del denaro sta diminuendo e l'inflazione è creata apposta per questo. Tendenzialmente gli stipendi dovrebbero essere aggiornati all'inflazione, ma purtroppo sappiamo come in Italia non è così. E avere una parte del nostro capitale investito di almeno il 15% ci garantisce di avere una rendita comunque del nostro capitale di investimento, in questo caso 300 euro al mese, dovrebbero essere investiti. E a quanto dovrebbero essere investiti? Se noi andiamo a prendere un ETF World con un rendimento medio del 7%, potrebbe già andare estremamente bene e potrebbe far crescere questo capitale fino a darci nel lungo termine, e portiamo magari anche qualche esempio, vediamo se riesco a metterlo a schermo, nel lungo termine a delle cifre molto importanti che ci permettono di andare sempre a lungo termine, 10, 15, 20 anni, 30 anni, andare a risparmiare e magari accumulare capitale tale da poterci rendere non per forza finanziariamente libero, o nel creare dei primi passi per la libertà finanziaria. Vedete come effettivamente la variabile più importante e che dove noi non abbiamo possibilità di andare a cambiare le cose è il tempo. Purtroppo iniziando questo percorso a 50 anni rispetto a un 25enne, come nel mio caso, beh, la variabile tempo, che è quella più importante ed è l'unica che può effettivamente cambiare, può fare tanto la differenza, beh, non dipende da voi, ma dipende da dove e da quando avete soprattutto iniziato questo percorso. Ma non è detto che anche in un arco temporale breve non si riescano, breve comunque di 10 anni almeno, non si riescano ad ottenere comunque dei buoni risultati. Invece di lasciare il vostro capitale completamente fermo allo sbando o comunque di spendere qualsiasi cosa, beh, possiamo comunque utilizzare questa strategia. È anche vero che più si va in là con gli anni, più tendenzialmente le spese, sono
coperte, sono già state coperte, oppure sono minori o se guadagna molto di più tendenzialmente, non dei magari dei 2000 euro che abbiamo preso come esempio, ma per esempio non abbiamo il mutuo, quindi spesso si inizia a pagare il mutuo quando si ha 20, 25, 26, 30 anni e già intorno ai 50, 52 anni spesso la maggior parte delle persone è senza questo debito importante verso gli istituti bancari o magari riesce a guadagnare di più perché ha ottenuto un posto più di prestigio all'interno della sua azienda di lavoro o comunque all'interno del suo settore, oppure semplicemente non ha tutte queste spese che invece può contrarre uno studente fuori sede, un lavoratore fuori sede, perché magari abbiamo già una stabilità molto più importante e quindi il potenziale di risparmio è molto superiore a questo 75, 10, 15, che è il minimo. Per quanto mi riguarda, che si possa fare per andare a costruire un qualcosa di importante. Una volta raggiunti anche capitali sufficienti al nostro fondo di risparmio, quindi dopo, nel mio caso, almeno un anno di stile di vita, quindi almeno un anno, che nel nostro esempio sono circa 18.000 dollari, ovvero 15 per 12, circa 18.000 dollari o euro che siano, beh, allora in quel caso si può decidere di convertire questi 10, questo 10% di risparmio in un altro 10% di investimento che accelera, e non di poco, davvero sensibilmente, il nostro percorso di investimento. Ovviamente la variabile più importante, come abbiamo già detto, è il tempo e quindi andare a raggiungere questi obiettivi il prima possibile ti permette di costruire, di arrivare alla libertà finanziaria o comunque alla gestione migliore della tua vita, secondo il mio parere, nel minor tempo possibile. E adesso creerete un'obiezione che per quanto sia un po', secondo me, presuntuosa, è lecita, ma io voglio questo capitale subito, ma io non voglio privarmi di queste cose, soprattutto quando sono giovane, che voglio spendere, voglio effettivamente godermi la vita, beh, non voglio privarmi di queste spese. Beh, le cose sono due, ragazzi, o ci si priva e un pochino, magari non di tutto. Ma di un pochino, perché non è estremamente restrittivo quello che sto dicendo, beh, o ci si priva un po', oppure si guadagna tantissimi soldi. E le cose sono due. O ci impegniamo di più, troviamo un secondo lavoro, troviamo un lavoro migliore, un lavoro più pagato, oppure si va a risparmiare. Non è possibile risparmiare all'infinito, perché i soldi in percentuale sono finiti, non si può risparmiare il 50% del nostro income se abbiamo delle spese fisse che superano il 50%. Allora l'unica opzione è quella di guadagnare di più, ma se non riusciamo a trovare un lavoro che ci fa guadagnare di più, allora dobbiamo impegnarci a risparmiare il più possibile. È una coperta corta che va gestita al meglio. Io spero che questo video vi sia servito a qualcosa e che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo. Ciao a tutti!